lavorare per il sociale o per il culturale per restituire, come diceva Umberto, a Milano dei beni vivendoli, insomma. Non so se... Perfetto, grazie mille. Adesso devo chiedere a Franco Zina, ma dal tuo ufficio in via Pirelli, come vedi tutto questo? Gli stiamo offrendo opportunità, però allora, intanto grazie all'invito, so che domani ci sarà il vice sindaco che girerà, non so se una delle dei punti di atterraggio sarà anche qui, le girate non teneva parte. Quella della Marta, Marta sa tutto il fino alla sera girerà, poi non so quali sono. Allora, intanto veramente io al Comune di Milano sono dal 2008, anche se sono 35 anni che lavoro nella pubblica amministrazione. Per cui nel 2009, quando ci siamo approcciati al tema, io mi sono approcciato, visto l'incarico che mi aveva dato l'allora assessore Masseroli, di verificare un po' questa situazione di questo sistema di cascine che non ha già più questa vocazione agricola che era abbandonato a tutti, principalmente alla proprietà, cioè il comune. Stavo dicendo prima a Claudio, mentre l'architetto parlava di Cascina Gerola, Cascina Gerola io ero presente allo sgombero che è stato fatto, all'interno c'era un cumulo di rifiuti della Madonna, veramente una cosa impressionante, tanto che lo usavano facendosi pagare per fare deposito dei rifiuti. Questo è l'assurdo, è una cascina privata, però sostanzialmente accadeva anche quelle comunali, non è che era diverso. Però era simpatico perché quando sono entrato dentro, nella casa padronale c'è su una bella scritta a pennello, bar, ristorante, un disegno di azienda. Anche loro nel loro piccolo comunque si erano organizzati. Comunque questo senso di abbandono che ho notato, arrivando quelle cascine che vi avevano assegnato per vedere la possibilità di poterle non far fruttare in termini economici, ma far fruttare in termini patrimoniali, cioè sono spazi abbandonati da tutti e da tutti, occupate, utilizzate in malo modo e vedere che cosa poteva essere fatto in queste cascine. Per cui la prima cosa che abbiamo fatto è il cosiddetto dall'alto, non dal basso, dall'alto, fare un bando, però in questo caso abbiamo fatto un bando su due cascine, Molino San Gregorio e Cascina San Bernardo. Diciamo dall'alto era stato diretto un po' un rapporto con il territorio, perché era stato fatto un lavoro con tutte le associazioni che gravitavano sull'area di Cascina San Bernardo e sull'area di Cascina San Gregorio. Devo dire che il risultato non è stato, quando abbiamo fatto il bando sembrava che tanti partecipavano, una parola per tutti voi, c'erano alcune limitazioni che purtroppo farle capire alla pubblica amministrazione in termini normative non è sempre facile. Io dico che lavoro in una delle, scusate l'espressione un po' vaticanesca, in una delle chiese del comune, noi siamo 25 direzioni. Capisce che riuscire a dialogare quando siamo così tanti, 15.000-16.000 dipendenti, è un casino, lo posso assicurare. Vince chi ruba di più, perché c'è il sistema. E su questa situazione di abbandono demaniale, patrimoniale, e questa partecipazione che poi abbiamo manifestato, abbiamo visto che c'era a parole, insomma, molti avevano tante idee. Poi a quel bando del 2010 risposero una a Cascina Molino San Gregorio e un'altra a Cascina San Bernardo. A Cascina San Gregorio siamo arrivati a un dunque che finalmente adesso firmeremo la convenzione per dare il diritto di superficie, il progetto è stato sparisto e con la sovrintendenza, per cui è andata bene a un certo punto di vista. Quello di San Bernardo mi aveva presentato un progetto che era tutto commerciale sostanzialmente, uno che vendeva attrezzature elettriche, per cui l'altro e poi in un angoletto metto il punto.
a casa non se ne parla. Per cui, comunque, vista questa esperienza di averla fatta, è stato abbastanza dispendioso, perché è durata qualcosa come 6 mesi di incontri con le associazioni, tu eri anche uno di quelli che ha partecipato poi. E vista questa cosa, allora il fatto di aver di dire, beh, sentiamo veramente cosa vuole il territorio da queste, visto questo patrimonio, qui la cosiddetta ricerca di idee che è stata fatta due anni fa, ha prodotto un bel po' di idee, sulla base del quale ha detto, beh, c'è un interesse, forse c'è anche la cosa principale di tutta la sostenibilità economica, perché purtroppo il comune, l'unica cosa che ci può mettere oggi è l'edificio. Per cui non sono né lombardo né milanese, ma sono di Gheniglia. Ecco, per cui quello che può fare è, personalmente io ci credo come struttura, perché poi la politica passa, ma la struttura, se ci crede, rimane, non finché mi faranno rimanere in posto, insomma. E ci crede, e io seguo passo passo anche quello che è il rapporto con altri soggetti che non sono io, per cui sono in tendenza, mi permesso di costruire o quant'altro, qui perché lo faccio? Perché è un obiettivo che mi sono anch'io dato, ed è un obiettivo che mi piace, è un obiettivo che se si valorizzano questi beni sono di tutti. Anche se non sono residente di Milano, però me lo sento mio, per cui il fatto che alcuni di voi, quelli che hanno parlato, anzi tutti voi che hanno parlato, che ci mettete tanta passione, guarda, a me fa piacere, per cui ovviamente farà piacere anche al vice sindaco, perché è anche, io lo chiamo il bulldog della nostra amministrazione, perché azzanna tutti in un certo senso, per cui la Lucia De Cesaris, alla Lucia De Cesaris. Per cui è importante che ci sia, devo dire che anche l'assessore Masseroli è stato abbastanza energico per quanto riguarda questo aspetto, però devo dire che il fatto che ci sia un vice sindaco, soprattutto anche avendo la delega all'urbanistica del territorio e all'agricoltura, questo ha agevolato tantissimo nel rapporto con tutti gli altri assessorati e assessori, anche perché per me deve essere messo tutto a sistema. Io non firmo una convenzione se non ho un progetto gestionale capace di essere sostenibile sotto tutti i punti di vista, perché se no alla fine facciamo le solite cattedrali nel deserto. Siccome ce ne sono stati tanti di questi progetti e poi abbiamo avuto magari un inizio dei lavori e poi sono scappati, magari un pezzo è scappato, incominciamo a saperli anche noi valutare, e di conseguenza quello che chiedo è uno sforzo proprio da questo punto di vista, perché costruire un edificio è codificato, costruire un progetto in natura sociale non lo è. Quando dico che un mattone è soconato, lo metto nel modo giusto, lo dico nei libri e quindi sul mondo. Il progetto sociale no, il progetto gestionale sociale no. Per cui è importante questo, visto che purtroppo non sono investitori immobiliaristi che mettono i soldi, ma il denaro che voi mettete anche in termini di cuore uomini. Per cui di conseguenza anche questo è un valore. Ovviamente per quello che vedo, visto che con alcuni di voi mi vedo abbastanza, non dico tutti i giorni, ma che dietro non riuscite mai a tirare dietro, adesso dico un nome, ma Berlusconi di turno che ha il soldo dietro, no? Ecco, non l'avete mai. Questo è, poi sento parlare di Fondazione Carico, ma la banca di tutti, oggettivamente è abbastanza difficoltoso,
facciamo. Un pensiero a Guzzetti ce l'abbiamo tutti. No, no, ma spero sempre che riesca sempre a dare. Lunga vita. Poi devo dire che speriamo che appunto, proprio ieri parlavo con uno dei suoi... Le fondazioni degli ultimi anni, come soldi dati, le fondazioni vanno così. D'altronde purtroppo non li stanno, ma... No, insomma, ero ieri con il loro direttore, insomma, alla fine ho detto speriamo che rimanga un po' come Caprotti, no? Diventa... Per cui speriamo che ovviamente lui ha credibilità e di conseguenza non solo lo ascoltano, ma lo obbediscono a un certo punto. Per cui quello che posso dire è che sono contento. Noi continueremo, nel senso che anche i prossimi bandi che usciranno tra il mese di ottobre e il mese di marzo, io conto di far uscire gli altri, noi abbiamo fatto due assegnati, che sono appunto la cascina Morlue e la cascina San Bernardo. Noi contiamo da qui a marzo prossimo far uscire gli altri 14. Sono 14 bandi, ovviamente tutti hanno avuto un interesse da parte del territorio, la speranza è che ci sia ovviamente una risposta, e poi all'atto pratico io la chiamo di esercitazione, quella che è stata fatta nel 2012, all'atto pratico poi il bando invece è proprio la cosa più seria, nel senso devi arrivare e dimostrare non solo da un punto di vista di recupero edilizio ma proprio di sostenibilità economica e il progetto di attività del bordello all'interno. Tenete conto che il comune non le può regalare, nel senso che non poi le do via, anche perché poi non c'è neanche la fine, non ho visto grandi file, lo dico sempre alla forza, però l'assegnazione di diritto di superficie per 90 anni c'è, per cui è quasi è una vita a 90 anni, da 90 anni ci sarà, non lo so, però questo è una cosa che ci tengo a dire, che rispetto al primo bando che avevamo fatto, che era sui 30 massimo, questa volta sono riuscito a elevare questa, a far elevare al Consiglio Comunale, perché sono loro che è il Consiglio tanto a decidere, a 90 anni la possibilità di poter essere concesso di più superficie. Per cui il legame con le componenti sociali, scolastiche, la questione della ospedalizzazione è già un tema che io continuo a sostenere, specialmente quando si presentano solo progetti legati alla residenza universitaria. Cioè allarghiamola perché Milano offre purtroppo la ricettività dal punto di vista degli ospedali è enorme, tutti vengono a Milano per assicurare, per cui poi alla fine vanno o dal parente oppure trovano posti lontanissimo per pagare meno, ovviamente i costi delle camere anche in nero, cerchiamo di spagnare anche questa cosa qui del nero che gira, e abbiamo anche comitato conto per questa cosa qui, ogni tanto mi disegno su un libretto e poi li tirerò fuori prima o poi. Per cui questa cosa qui è molto sentita personalmente, ma da tutto il settore, e per cui che dire, noi ci siamo, per cui qualsiasi cosa ci fosse necessità di intervenire, basta che lo sappia, io intervengo. Qualcuno mi ha già visto all'opera in sovrintendenza, che mi sono incazzato ferocemente con il tecnico, perché non se ne poteva più, ecco, dopo tre mesi di vari torni, alla fine ho perso l'estate e dopo si è tranquillizzato. Io ero un po' più preoccupato. Alla fine poi siamo tutti burocrati, però adesso c'è sempre un limite a queste cose. Per cui, ripeto, io sono contento, vedo che c'è molto interesse. Quello che posso dare è il mio contributo, che è un dovere, prima di tutto, non è solo un pisciotto, è un dovere che ho fatto non solo per lo stipendio, ma anche perché mi piace. E di conseguenza qualsiasi bisogno ci fosse, Roberto lo sa, anche come referente può essere preso lui, io intervengo dove posso intervenire per ovviamente gli intoppi che si creano, specialmente sulla componente di su tutto il resto io ascolto, imparo un po' da Claudio, un po' da Umberto, un po' da quello che avete detto voi, e lo metto a frutto, sostanzialmente, perché poi non
non essendo codificato il sistema sociale, per me tutto quello che c'è di nuovo lo immagazzino e cerco poi di portarlo per migliorare e migliorarmi. Io ringrazio Francesina perché con lui si riesce comunque sempre poi a stare sul pezzo, cercare di risolvere i problemi, l'ha evidenziato, insomma il tema interessa all'amministrazione, all'assessore, io credo che sia un tema che si sta anche allargando ad altri assessorati, in modo particolare ai servizi sociali, perché appunto molte delle attività sono connesse con loro, ma c'è anche il tema della parte giardini, il tema della mobilità. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. C'è il tema della mobilità che riguarda molte delle cascine che va curato e perfezionato. Stavo pensando prima, diceva come raggiungere Casa Caravalle. È vero, Casa Caravalle è a 700-800 metri dalla metropolitana, dall'alta velocità, dal passante, però questi 700-800 metri bisogna comunque farli. Allora, se andiamo a mettere dentro 35 famiglie in una struttura di co-housing, se parte una struttura residenziale, se si mette meglio a regime l'attività sul parco, insomma, l'ATM deve fare qualcosa, non può sottrarsi a questo tipo di programma. Però sono convinto che solo facendo questo tipo di lavoro possiamo portarci a casa i risultati. Quindi, io intanto vi ringrazio perché aver messo in rete quelle che sono le idee progettuali, credo che possa essere ricchezza per tutti nella reciprocità che ci auguriamo. Spero che ci siano anche operazioni concrete che si possano intrecciare in qualche modo. Noi vogliamo costruire una rete con l'associazione con il cambio sistema. Vi ricordo a tutti che nessuno di voi è socio dell'associazione Cascine Milano, tra cui vi attendiamo per affrontare anche questo tema. Giusto, Cascine, bravo, Paolo. Nel senso che noi diventiamo capaci di interagire con l'amministrazione e con gli operatori nel momento in cui rappresentiamo effettivamente una forza, per cui anche questo credo che sia un passaggio importante. Grazie a tutti, la serata prosegue in diversi luoghi, avete le mappe, domani altra giornata di Cascine Aperte, tutto quello che ci siamo raccontati è possibile seguirlo attraverso una biciclettata che parte Marta da? Da palestra domattina alle 10:30. Da palestra in bicicletta alle 10:30 è possibile visitare le 6 cascine di questo. A mezzo Partesana è rimasta fuori perché. Vabbè, non sono ore deviare. Però Partesana si può prendere la sera che so che c'è un festival già avanti. Fino a tarda serata domani. Riuscite a girarle tutte domani. Grazie.